Lavorava come animatore al camping La Rocca d'Osso Megoro, il 22enne di origini ivoriane ma di nazionalità italiana, che nel pomeriggio di mercoledì ha trovato la morte nelle acque del lago di Garda. Lo sfortunato giovane si trovava sulle sponde del lago insieme ad alcuni amici e con loro aveva deciso di fare un giro in canoa. In prossimità della spiaggia La Cavalle, intorno alle 16.30, il 22enne ha deciso di lasciare l'imbarcazione sulla quale si trovava con un'altra persona e di raggiungere la costa a nuoto, ma non appena si è immerso in acqua ha iniziato ad annaspare, venendo subito inghiottito. L'allarme è scattato immediatamente e sulle sue tracce si sono messi la Guardia Costiera, il 118 e i Vigili del Fuoco, che hanno fatto arrivare anche i sommozzatori di Bologna. Le ricerche sono durate alcune ore con la speranza di trovarlo vivo, che si affievoliva sempre più man mano che trascorreva il tempo, fino a quando, dopo le 19, il corpo è stato ripescato a qualche decina di metri dalla riva, all'altezza di Bardolino, poco distante dall'incubatoio ittico. Difficile stabilire cosa abbia provocato l'annegamento del giovane, forse un malore dovuto allo sbalzo termico tra la temperatura dell'acqua del lago e quella esterna all'origine della tragedia. Dunque questo malore che avrebbe impedito al ragazzo africano di raggiungere la riva a nuoto, venendo sopraffatto dalla corrente in un punto in cui le acque sono decisamente profonde. Gli amici che con lui avevano deciso di fare la gita sono rientrati tutti sani e salvi, ma non hanno potuto far altro che assistere impotenti e disperati all'operazione di recupero. La salma è stata trasportata all'Istituto di Medicina Legale a disposizione del magistrato, che potrebbe richiederne l'autopsia.